Terza domenica di Quaresima. La Pasqua è il sogno dei catecumeni. Chi sono? Sono quelli che 2 anni fa hanno chiesto di essere battezzati. La Chiesa li sta accompagnando e oggi è un grande giorno. I catecumeni vengono presentati all'Assemblea. Perché proprio oggi? Perché il Vangelo parla dell'acqua. Un'acqua speciale, un'acqua che toglie la sete per sempre, come quella del battesimo, nella quale i catecumeni verranno immersi. Un'acqua che lava il cuore, la mente, l'anima delle persone. L'acqua bagna, lava, inumidisce il terreno, lo feconda, lo prepara alla vita nuova. Infatti, dall'acqua nasceranno nuove creature, nasceranno figli di Dio. Allora vale la pena ascoltare questo lungo racconto. Anzi, vale la pena di leggerlo più volte. La donna samaritana siamo tutti noi. Sono io, sei tu. Tutti curiosi, tutti vogliamo essere felici, cerchiamo la felicità da tutte le parti. A volte ci rassegniamo perché dopo tanta ricerca ci rendiamo conto di aver sbagliato tutto. Comunque non rinunciamo alla speranza. Così la donna samaritana va stancamente a prendere l'acqua, ma non ha perso la speranza. E alla prima parola di Gesù il suo cuore si accende e si lascia condurre, ma interagisce prima con un malcelato rimprovero, poi con ironia. Come faresti a prendere l'acqua? Quindi affermando che sarebbe ben felice di avere quest'acqua che toglie la sete. Ma chi può darla? Così siamo arrivati alla questione cruciale. Dove adorare? Chi ha ragione? Io che vado in chiesa? Oppure io che me ne sto per i fatti miei, senza dar fastidio a nessuno? Gesù dice: bisogna andare ad adorare in spirito e verità. Vuol dire, se io sono il Messia, allora imparate da me. Io mi fido del Padre. Desidero che tutti gli uomini siano fratelli, che tutti abbiano un rapporto filiale con il Padre. Fidarsi di Dio. Egli vi darà tutta l'acqua che volete, come agli ebrei nel deserto. Fidatevi però, non vi spaventate per la sete, né per il coronavirus. L'acqua durerà per la vita eterna. Questa è la misura. L'amore che ci avvolge non finirà mai. Sperimentate, oggi stesso, tra di voi, e sarete segno e testimoni di questo amore.